Eccoci qua, buonasera a tutti quanti. Io credo di essere ormai il tristemente famoso Primo Lodi che vi assilla e vi tormenta con conferenze varie e con articoli da tutte le parti. Vabbè, abbiate un pochino di pazienza. Avete capito che ho studiato fisica e che mi piace e questo è il motivo per cui sono qui a raccontarvi le cose. Ecco, io sono, come già sapete, Giampaolo Michelutti, sono un ingegnere meccanico e sono impegnato, oltre che a supportare l'amico Primo Lodi, sono impegnato in Unitrel da almeno 10 anni su temi, diciamo, di carattere scientifico, come la botanica, l'informatica, l'astronomia, e quindi con Galileo direi che mi trovo bene. Ecco, quindi vediamo un po' cosa ci dice Primo Lodi. Senti Giampaolo, visto che tu ti sei presentato come Giampaolo, ma io ti chiamo Paolo, come la mettiamo? Ma mi chiamano, il mio nome corretto è Giampaolo, però in casa mi chiamano Paolo, molti amici mi chiamano Paolo, all'Unitre sono Paolo. Benissimo, allora andiamo avanti con Paolo. Ecco, leggiamo qui una cosa che su cui bisogna un momento meditare. Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza. Allora, ultimamente c'è un pochino troppo di pensiero diffuso per cui la democrazia è appunto andare avanti a colpi di maggioranza e questo mi sembra che sia un falso senso di democrazia, perché dietro alla scienza c'è qualcuno che sgobba e non si può mettere assieme chi ha sgobbato con chi non ne sa niente e poi fare una bella votazione maggioranza. Comunque, appunto, parliamo di Galileo perché è il fondatore sia del metodo scientifico che della fisica e veramente è una persona di cui è bene onorare la memoria ed averla sempre presente perché le cose che ha detto e fatto sono valide sempre. Sì, infatti la figura di Galileo ritengo che sia davvero molto attuale, specialmente in un tempo come il nostro in cui, come dire, i cosiddetti social media imperversano e molto raramente si sente parlare di competenza di chi vi parla. Ecco, e ci sono tante persone che senza qualifica si sentono in diritto di esprimere opinioni su argomenti che magari a loro abbastanza sconosciuti, no? Ovviamente questo è il contrario della scienza, la confusione totale. Esatto. Bene, ecco, questi sono gli argomenti della conferenza, e quindi, come vedete, un po' di premessa, poi la biografia, e poi un pochino delle invenzioni principali di Galileo. Allora, andiamo alla premessa, e cioè cominciamo a cercare di creare l'ambiente scientifico in cui è vissuto Galileo. Questo è anche per dare la giusta prospettiva, il giusto merito a Galileo, che si è trovato appunto, viveva in un mondo che aveva tutta una certa serie di certezze che erano difficili da muovere. Chiaramente Aristotele è stato un grande filosofo, ma in particolare durante l'epoca di Galileo era il riferimento di tutto, e in particolare era stato benedetto dalla Chiesa. Quello che aveva detto Galileo, Aristotele, era assolutamente la verità, e questo aveva anche il supporto del braccio armato della legge, perché chi andava fuori dai canoni era anche nemico dello Stato. Quello che gli aristotelici dicevano non poteva essere messo in discussione e capite bene che purtroppo ancora oggi ci sono dei fanatismi religiosi estremi che non si discostano molto da un pensiero di questo genere. Cominciamo con la premessa addirittura di prima di Aristotele, e cioè quello che diceva la Bibbia, che appunto era il riferimento nell'epoca, vediamo un po' in un computer.
coprire il testo. Allora, se voi aprite Genesi, prima di tutto si comincia dicendo che in principio Dio creò il cielo e la terra. In effetti, questo tipo di approccio non è proprio identico in tutte le religioni esistenti, però tutte le religioni parlano di un inizio e quindi questo c'è qualche cosa di prima e poi c'è un dopo e questo dopo è giusto appunto la creazione dell'universo. E questo segna l'inizio dell'universo e anche del tempo storico. Chiaramente la filosofia dell'esegesi ci lascia ormai oggi il compito di scoprire, scusate, la scienza, il compito di scoprire cosa fisicamente è successo, mentre invece il discorso etico è di sua competenza. Però appunto non è stato sempre così, in particolare non era così ai tempi di Galileo. L'interpretazione letterale di quello che scrive la Bibbia è che la creazione è avvenuta nel tempo, però quindi Dio preesisteva e anche spazio e tempo preesistevano alla creazione dell'universo. Chiaramente si può immaginare che quando è stata scritta la Bibbia c'erano alcune cose accettate da tutti e quindi sottintese, e una di queste era giusto appunto questa preesistenza di Dio e il discorso dell'inizio. Ecco, questo che è stato una intuizione, se volete, appunto di tipo religioso, oggi invece è scienza e la scienza ne ha studiato le modalità. Sì, spero che si senta bene perché ogni tanto sento dei disturbi. Comunque, riprendendo il discorso di primo, appunto, la Bibbia, la Genesi inizia con questo in principio, in principio. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ma cosa intende dire il testo con questo in principio? Secondo le interpretazioni più recenti, intendo in particolare quelle dopo il Concilio Vaticano II e soprattutto quelle con il metodo cosiddetto storico critico, no? Secondo queste interpretazioni il testo non vuole rivelare l'inizio temporale di tutto ciò che esiste, ma rivelarne il senso, dire il perché, ecco, lasciando alla scienza il compito di scoprirne le modalità. Un inizio dunque anche del tempo storico. Infatti, secondo molti biblisti, il tempo e lo spazio hanno senso solo dopo la creazione. Ma come ha accennato prima, non sempre è stato così. Se noi leggiamo in maniera letterale o fondamentalista il testo, possiamo da questo ricavare che Dio preesisteva, ma anche il tempo preesisteva. E questo Dio, a un certo istante, quindi dentro il tempo, si è messo lì e ha creato dal nulla tutto l'universo. Qualcuno addirittura si è messo a calcolare quanti anni sono passati da allora, perché i riferimenti temporali non ne mancano nel testo. E quindi, proprio per questo, la Chiesa, fino a non molto tempo fa, ha avversato le teorie evoluzionistiche, no, che vanno un po' in contrasto con questa descrizione del Genesi. Esattamente. Sì, io ho letto a proposito del calcolo che la Terra è stata creata, non so se 6.000 anni fa, ma non c'è un numero. Ti ricordi qualcosa, Paolo, a questo riguardo? No, non ricordo, ma hanno utilizzato le cosiddette le generazioni, le toledotte, esatto, che sono sì. Quindi non viene molto di più, no? È chiaro, le generazioni sono 40 anni l'uno, vai indietro, non è che arrivi molto in là. Certo. Infatti i numeri ridicoli contro i quali i geologhi e poi anche i fisici hanno dovuto combattere non poco. Certo, sì. Bene, procedendo con il discorso della Bibbia,
c'è un famoso passo che è cruciale per il discorso di Galileo, nel libro di Giosuè, il condottiero dice a un certo punto: fermati sole su Gabaon e tu luna sulla valle di Aialon. E si fermò il sole e la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Ecco. Chiaramente il discorso oggi è appunto che la Bibbia vuol mostrare che Dio esiste operativamente, cioè interviene a sostenere il suo popolo. Però prima di Galileo questa era un'interpretazione totalmente letterale, e quindi si doveva capire che la Terra è ferma al centro dell'universo e il Sole ruota attorno ad essa. Chiaramente questo è questa è l'unica cosa, l'unico passo della Bibbia in cui si dica esplicitamente questo, e questo appunto era la dottrina ufficiale. Infatti anche qui siamo in un caso ancora più eclatante di quello che abbiamo visto all'inizio. E anche qui la critica all'esegesi più recente, appunto come hai anticipato te, vuole significare che il Dio degli ebrei è un Dio concreto, non è un Dio così, in senso molto astratto, è un Dio che si lascia coinvolgere nella storia del suo popolo e ne attraversa le vicende, e quindi interviene, è capace appunto di intervenire per sostenere il suo popolo. E quindi ben diversa era l'opinione di chi leggeva in maniera fondamentalista il testo. E naturalmente, se consideriamo noi oggi l'affermazione del testo biblico da un punto di vista scientifico, tu mi insegni primo che occorrerebbero delle energie gigantesche per fermare il Sole e anche per fermare la Terra e farla ripartire. Vorrebbe un bel po' di energia. È proprio un po' durina. Sì. Bene. Vabbè. Adesso andiamo avanti invece con il nostro Aristotele, che ha scritto tantissime opere. Magari quelli che ci seguiranno come conferenza ne sanno molto più di noi, ma in particolare di me, perché non l'ho studiato più di tanto. Comunque, appunto, ha scritto 6 opere insieme a 30 anni e poi altre opere divise in tanti capitoli, però chiaramente era un filosofo sostanzialmente. Ma, come voi ben sapete, allora filosofia e filosofia naturale è la stessa cosa, quindi era un filosofo anche quello che oggi noi chiamiamo uno scienziato, un fisico in particolare. In particolare Aristotele si è preoccupato anche di cosmologia e ha scritto su questa, sulla cosmologia, la fisica e De Cielo, e appunto il De Cielo spiega la cosmologia con quella che è stata la sua visione, che corrispondeva alla religione degli antichi, e quindi ha dominato tutto sommato come visione tutta la cultura antica, ma anche quella medievale e quella islamica, appunto per quasi 2000 anni, giusto appunto sino a Galilea e compagnia. Ecco, l'unica cosa che volevo dire, questo è Raffaello, ovviamente, e bellissimo, e questo è giusto appunto la raffigurazione chiaramente di Aristotele, che qua a fianco non lo si vede, a Platone, il suo maestro, che indica il cielo, e mentre invece lui, Aristotele, indica la terra, che è quella di cui si è più occupato. Sì, infatti Aristotele è una delle personalità più importanti del mondo greco e forse non solo. Il suo contributo, come hai detto bene, spazia un po' in tutti i campi del sapere, era un po' un tuttologo, diciamo, ecco, come il nostro presidente. Dalla filosofia spazia alla fisica, dall'etica alla biologia e via dicendo. E purtroppo, essendo prevalentemente un filosofo, quindi abituato alla speculazione, il suo lavoro non partiva da esperienze tratte dal mondo reale o dal, ma era appunto di tipo speculativo e traeva spesso lo spunto
dai grandi filosofi del suo tempo, come Socrate e Platone, di cui era allievo, tra l'altro, o da quelli che lo avevano preceduto, come Eraclito, Parmenide e Democrito, e cercava quindi una sintesi credibile tra le loro posizioni. Sì, bisogna mettersi sempre in un'idea di continuità, anche per Aristotele, non è che sia scoppiato all'improvviso. Allora, vediamo un pochino appunto cosa dice Aristotele, come concepisce il creato, e ripeto, lui e anche la religione dell'epoca pensava: sulla terra ci sono mutamenti, c'è il male e così via. Il mondo celeste invece ha da essere perfetto, perché è la sede degli dèi, ha da essere eterno, ha da essere incorruttibile, ed è costituito da un elemento che hanno chiamato etere, assolutamente perfetto e così via. E questa parte esterna alla terra non sale, non scende, vale, diciamola così, quindi è provvisto di un modo circolare. Attenzione, circolare, proprio un cerchio attorno alla terra. All'esterno di tutto non ci può essere niente, il vuoto non esiste, chissà perché. La terra è il mondo sublunare, noi siamo sotto alla prima fetta, diciamo, dell'universo, ed è immobile, e in effetti è immobile perché la principale dimostrazione di Aristotele, dei suoi filosofi del suo tempo, è la seguente: sono su una torre, lascio cadere un sasso, se la terra volsasse, durante la caduta si sposterebbe il suolo, e quindi io vedrei il sasso che non cade ai piedi della torre, ma cadrebbe più in là. E chiaramente questo è, vedete, è un approccio più religioso, anche più religioso che filosofico, certamente più religioso che fisico. Perché in fisica cosa si farebbe? Si andrebbe a vedere se effettivamente il sasso cade proprio esattamente ai piedi della terra, cosa che dalla torre, cosa che lui non ha mai fatto. E sulla terra ci sono infinite perfezioni, gli dèi sono perfetti, quindi devono avere un mondo perfetto in cui vivere. La motivazione del movimento della torre è chiarissima, effettivamente sono sulla torre, si sposta la terra, il sasso non cade più ai piedi, si cade più in là perché nel frattempo la terra si è spostata. La cosa strana, la cosa buffa per certi versi, è che Aristotele ha ragione. Aristotele aveva ragione. Siccome la Terra ruota, quando sono in cima alla torre, ho una velocità di rotazione diversa rispetto alla base della mia torre. E quindi, quando lascio cadere il sasso, questa è una cosa ideale, poi c'è il vento, c'è l'aria che distorce tutto, però quando lascio cadere il mio sasso, appena lo lascio, mantiene la velocità della cima della torre, e quindi quando arrivo in fondo è un pochino spostato. Sì, ma il piccolo punto è che il sasso cade sì spostato, ma di 5 mm, cadendo perfettamente da una torre alta 100 metri. Ecco, è bene che si tratta di una cosa non possibile da misurare. Una torre verticale di 100 metri non ce l'aveva nessuno, e misurare 5 mm è assolutamente impossibile. L'altra obiezione di cui non ho scritto qui è il discorso che se la Terra gira ci sarebbe un vento terribile che soffierebbe via tutto quanto. E anche questo è sbagliato. Perché? Perché Aristotele non ha pensato che l'aria comunque ha una massa, e questa massa viene trascinata dalla gravità terrestre. Ma il buffo è che è anche giusto. Perché? Perché la massa dell'aria non è solida e quindi un pochino scorre, diciamo così, rispetto alla Terra. Però Aristotele non sapeva che nell'Atlantico, negli oceani, si riscontrano i venti alisei, i quali a questo punto sono causati dalla rotazione della Terra. Sì, certamente Aristotele non poteva avere questi mezzi per compiere queste misure così precise. Esatto.
Potrei aggiungere qualcosa sulla concezione di Aristotele, sulla cosmologia, diciamo. La Terra, diceva Aristotele, è formata da quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. E ognuno di questi elementi ha una tendenza a rimanere oppure a ritornare al proprio luogo naturale. E qual è questo luogo naturale? Per la Terra è l'acqua e il basso, infatti un sasso cade verso il centro della Terra, verso il basso, mentre per l'aria e per il fuoco è l'alto, una tendenza verso l'alto. E da questo si potrebbe anche dedurre che la Terra non può che stare al centro dell'universo, perché verso il basso è proprio verso il centro dell'universo. Infatti la Terra è formata da elementi che tendono verso il basso. E poi c'è, dicevi, un quinto elemento, l'etere, che non esiste sulla Terra, privo di massa, invisibile, eterno, inalterabile. Quindi le motivazioni fisiche di Aristotele, come vediamo, sono frutto del suo pensiero e non di osservazioni reali. In questo senso si potrebbe dire che Democrito, prima di lui, aveva visto un po' più in là. Infatti aveva ipotizzato l'ipotesi atomica. Però, tanto di cappello anche per Aristotele, ci mancherebbe. No, assolutamente. Assolutamente. La cosa fondamentale che è mancata alla filosofia è la prova dell'esperienza. È tutto lì, è quella la pietra di paragone. Ecco, comunque, che cosa pensavo? Ecco, questo disegno qua a sinistra è schema Aulius Premisse Duvisione Sferum. Va bene, niente. Allora, questa cosa strana che vedete al centro siamo noi, è la Terra. La quale ha attorno tutta una serie di cose, c'è l'aria, c'è il fuoco che va verso l'alto, e poi c'è l'acqua invece che scende verso il basso. Il primo cerchio, vedete, o meglio, la prima sfera, è quella della Luna. E dopodiché, vedete, ci sono Mercurio, Venere, il Sole, e poi Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, non sapevano cosa fossero. Poi c'era il firmamento e in effetti ai tempi di Aristotele, dopo il firmamento c'era Dio. Dio il quale è il primo motore immobile. Empyreum habitaculum Dei. Quello che vedete è stata una correzione, se volete, portata da Claudio Tolomeo nel 150 d.C., il quale ha dovuto correggere questo schema perché nel frattempo si era scoperto il moto di precessione della Terra che avviene ogni 26.000 anni, giusto Paolo? E quindi sì, aveva scoperto il parco, appunto, e quindi occorreva assolutamente correggere, e quindi hanno dovuto inserire un'altra cosa qui in mezzo. Cioè, hanno dovuto inserire il cielo cristallino. Vabbè. E, chiaramente, tutto questo, in questo disegno, ripeto, era filosofico ma anche religioso. Guardate che anche per Aristotele andare contro la religione costituita era una cosa mica tanto da prendere sotto gamba. A Socrate l'avevano fatto uccidere, e quindi attenzione, battaglione. Bene. Quindi questo era il disegno, con appunto tutti questi pianeti attorno perfetti e all'esterno, giusto appunto, Dio, all'esterno di tutti, che contiene tutto e che è immobile. Sì, cosa possiamo aggiungere? Perché, come vedete, Aristotele ha messo insieme in piedi un sistema di sfere, ma queste sfere avevano realtà fisica per Aristotele, erano proprio delle sfere su cui erano fissati i vari oggetti, i vari pianeti, le stelle. Ecco. Di sfere ne ha immaginate ben 55 Aristotele. Non è stato però il primo a ideare questo strano sistema, diciamo, cinematico più che altro. Il primo è stato Eudosso, ecco, e poi il sistema è stato perfezionato da Callippo. Eudosso
aveva 28 sfere in meno di Aristotele, e quindi Aristotele ne ha aggiunte 28, delle quali 6 ne aveva già aggiunte Calippo. E, oltre alla sfera della Terra e la sua atmosfera, vi erano quelle che contenevano, appunto, come ha detto prima, i 7 pianeti e le stelle fisse. Così chiamate già allora perché immobili nelle loro posizioni relative sulla svolta celeste. Ho già detto, ma lo ripeto, che queste sfere avevano realtà fisica ed erano composte da etere, naturalmente. Ecco. E qui è il punto che il sistema è stato perfezionato, come dicevo prima, da Apollonio, in parte, soprattutto Tolomeo. Tolomeo ha scritto un libro chiamato poi dagli arabi Al Majesto, cioè il maestoso, e il movimento era spiegato così: c'era il pianeta che seguiva un cerchio, per carità. Questo cerchio si chiamava epiciclo, questo cerchio però aveva un centro che non era fermo e girava attorno, seguendo un'altra traiettoria circolare, disegnata da questo cerchio qui che si chiama deferente. Attenzione, le due velocità di rotazione attorno al centro dell'epiciclo e attorno al centro del deferente erano diverse, non erano correlate, non c'era nessuna relazione matematica. Come ulteriore correzione, per spiegare in particolare il movimento di Marte, Tolomeo ha introdotto poi anche le quante, cioè ha detto va bene tutto, perfetto, ma il centro del deferente non è proprio sulla Terra, la Terra è un po' spostata, e nella parte simmetrica rispetto alla Terra c'è le quante attorno a cui si muove poi tutto quanto. E questo è veramente quello che è stato immaginato. Tutto questo perché, non so se sapete, che guardando Marte in cielo, adesso lo vedete, è bellissimo, guardate di notte vicino alla Luna, è vicinissimo alla Luna in queste notti, e c'è Marte, bello, rosso, e se osservate il suo movimento, a un certo punto sembra che torna indietro, cioè viene in avanti, in una certa, poi torna indietro e poi torna avanti. Come si realizza questo movimento? Ed ecco appunto l'epiciclo, il deferente e il batte la pesca. Attenzione, la cosa importante è che con questo sistema si calcolavano, hanno calcolato le previsioni delle posizioni dei pianeti durante gli anni. Eh sì, infatti. Il problema era proprio anche in questo caso di natura filosofica. Perché le uniche orbite che si ritenevano a quei tempi possibili, già a partire da Pitagora, vorrei dire, sono quelle circolari, perché il cerchio era quello più perfetto, diciamo, la traiettoria circolare era quella più perfetta, quindi nel mondo al di fuori della Terra la perfezione era d'obbligo. Non solo, ma anche la velocità doveva essere costante, no? Ecco, quindi con questi presupposti non era facile riprodurre appunto le traiettorie dei pianeti, come era detto il primo, no? Per cui veniva fuori questo sistema molto complesso che però funzionava bene. Anzi, funzionava così bene che è rimasto in auge per quasi 2 millenni. Cioè, dite poco. Poi a un certo punto però è arrivato Tycho Brahe. Chi era Tycho Brahe? Lo vedremo tra poco, ma è forse il più grande astronomo osservatore, almeno diciamo dell'era dopo il Medioevo, ecco. E questo Tycho Brahe riusciva a prendere delle misure così precise dei fenomeni celesti, e soprattutto lo ha fatto per le posizioni del pianeta Marte, che così il suo successore che gli ereditò fu in grado di capire come e perché si muovevano i pianeti, forse perché ancora un po' presto. Ovviamente il successore si chiamava come? Si chiamava Kepler. Quindi vediamo un po', andiamo avanti. Eccoci qua, che appunto chiaramente a un certo punto Aristotele è morto, e dopo la sua morte
chiaramente c'è stato un problema per il semplice motivo che era morto il maestro. Insomma. E quindi i suoi discepoli, che si chiamavano peripatetici, non pensiamo alle dannette, ma pensiamo a della gente che cammina e parla e si studiava così, camminando in giro in piedi, i suoi discepoli appunto hanno sovrastati chiaramente dalla personalità del loro maestro, sono stati soltanto capaci di lavorare sui suoi, su quello che ha detto, sistemare le incongruenze, appunto ho qui due nomi che ho trovato, Teofrasto e poi Stratone, magari pure in gamba, e quindi la scuola ha proceduto, ma mentre con Aristotele sono arrivate novità, dopo si è preso quello che lui ha detto come la verità assoluta di riferimento. E quindi si è proceduto, a un certo punto si è entrati nel secondo o terzo secolo, questo Alessandro di Afrodiso, di nuovo che vi cito, ha ulteriormente elaborato, interpretato, riadattato il pensiero del maestro, però vedete, senza lo stimolo creatore, senza l'innovazione, senza osare di dire ma andiamo a vedere se ha detto giusto, se c'è qualcosa che non va, oppure aggiungiamo qualcosa a quello che ha detto, ecco, senza ciò la scuola pian piano è andata irrigualendo e poi è morta. Chiaramente nel frattempo era arrivato anche il cristianesimo che voleva intervenire e sostituire la religione antica. Però le opere sono comunque, come in particolare per la parte filosofica, sono state studiate e in particolare durante il Medioevo gli arabi hanno avuto il loro secolo di splendore, durante i quali appunto hanno ripreso le opere degli antichi greci, le hanno tradotte in arabo, e noi le abbiamo di nuovo ricevute scritte in arabo, e hanno avuto appunto degli interpreti, se volete, degli esegeti, uno è stato a Vicenna che sta in qualche posto in Arabia, e invece Averroè che stava in Spagna. Quindi questo è stato lo studio, quello che è successo delle sue opere. E chiaramente gli arabi che hanno studiato Aristotele non hanno preso in toto così tutti entusiasti, ci sono stati dei contrasti e questo è stato il motivo per cui sono stati necessari degli interpreti di quello che ha detto Aristotele. Sì, purtroppo dopo le grandi speculazioni di Aristotele, quelle anche dei grandi astronomi greci come Tolomeo, è sceso sul mondo un buio molto fitto. Dopo la caduta dell'impero romano, l'Occidente, e le invasioni barbariche, seguì un periodo di disordine, devastazione, miseria, ma non solo, anche di buio intellettuale proprio. Tutto quello che non si accordava con la Bibbia e con Aristotele, naturalmente, era condannato, cancellato, dimenticato. Anche il pensiero scientifico arretrò di un millennio, potremmo dire, e tornarono di moda il magico e l'irrazionale. Per fortuna, in questo buio, in questa notte dei tempi, nei monasteri si continuava a coltivare lo studio dei classici latini e greci. E mentre, come ha detto primo, gli arabi raccolsero l'eredità di Tolomeo. Tolomeo, ricordo, è vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, e tradussero in arabo le opere dei grandi greci come Aristotele, Euclide, Archimede e soprattutto Tolomeo per quanto riguarda l'astronomia. E quindi diciamo che per fortuna, attraverso gli arabi, poi prima è stato tradotto dal greco all'arabo, poi dall'arabo al latino, e quindi per fortuna siamo riusciti a conoscere le opere di Aristotele anche. Esatto.
E quindi nell'undicesimo-dodicesimo secolo le opere di Aristotele sono rientrate in Europa via Arabia. Pensate sempre che la Spagna era araba in quel periodo, e quindi era anche abbastanza naturale che ci fossero dei contatti. Queste opere rientrate furono confrontate con la dottrina cristiana, trovate chiaramente non a posto, però d'altra parte il pensiero di Aristotele era talmente importante, talmente vasto, che copriva tanti aspetti della dottrina cattolica che non erano coperti dalla Bibbia, e quindi era gioco forse preoccuparsene. In pratica, nell'ambito appunto della scolastica, quindi negli studi degli antichi, appunto rientrati dall'Arabia, San Tommaso d'Aquino, che è stato forse se non il più grande, uno dei più grandi maestri della Chiesa, studiando a fondo Aristotele, ha riletto le sue opere, le ha interpretate, le ha riconciliate con il cristianesimo. E guardate che quello che scrive San Tommaso di se stesso lo potremmo sottoscrivere anche noi oggi. Il mio intento non è di far dire ad Aristotele ciò che non ha mai detto, ma di capire la lettera dei testi per esporre fedelmente il suo pensiero. E questo fedelmente, vedete, è molto aperto. Dio non può indurre nell'uomo una fede contro la conoscenza naturale. D'accordo? E questo evidentemente era un atteggiamento decisamente aperto. E quindi, dopo questo rientro e dopo San Tommaso d'Aquino, la Chiesa praticamente ha acquisito, ha endorsed Aristotele, l'ha preso di sana pianta o giù di lì, magari con qualche rimatura, e lo ha preso. Questo quadro, che è di Benozzo Gozzoli, ed è del 1400, rappresenta giusto appunto, vedete qui San Tommaso al centro con due santi o due lettori come lui attorno, e questo poveretto sdraiato per terra è giusto appunto innominato a Veroè, il quale pure aveva interpretato Aristotele, l'aveva interpretato con gli occhiali dell'islamismo, e quello che lui aveva interpretato a San Tommaso chiaramente non andava bene. E quindi ecco che questo quadro è intitolato San Tommaso che trionfa sopra Averroè. Sì, in effetti la figura di San Tommaso è veramente importante per il cristianesimo, e con lui ritroviamo un po' di luce, diciamo, soprattutto per il suo metodo di lavoro molto razionale, per il suo rigore intellettuale, per il suo modo di indagare, diciamo, che è ancora oggi attuale. In effetti Tommaso è uno dei principali pilastri teologici e filosofici della Chiesa Cattolica, punto di raccordo fra cristianità e filosofia classica. Tuttavia, come si può immaginare, egli procede sempre tenendo il suo centro nella rivelazione cristiana, dalla quale, come avete capito, non era possibile spostarsi, almeno a quei tempi. E quindi questo diventa una verità indiscussa, quello che ha detto Aristotele non si discute. Piccolo fatto storico: già alla fine del 1100 la Chiesa aveva creato l'Inquisizione. Movimento armato con le eresie, purtroppo di eresie, deviazioni dal canone ce ne sono state sempre, mi sembra che magari quella degli albigesi sia appunto da queste parti, e poi c'era Dolcino, poi non lo so, onestamente non sono ferratissimo, però ecco che in risposta a queste deviazioni eretiche si è creata l'Inquisizione, dotata di mezzi per sgridare quelli che deviano. Nel 1492, in particolare, c'è stata la riforma, e allora è stato necessario rispondere, e in risposta è stata costituita la Congregazione della Sacra Romana Universale Inquisizione, o brevemente quello che è stato chiamato il Santuario.
Ecco, era una cosa molto democratica. Oggi come oggi potremmo firmare immediatamente una legge di questo tipo. Guardate un po'. Nel processo c'era soltanto l'accusatore e il giudice. Non c'era l'avvocato difensore. Quindi si semplifica, insomma, perché sta lì a passare. È vero. Un testimone, magari che ce l'ha con te, è sufficiente per farti torturare. Due testimoni, ti si ammazza. Se abbiuri a qualunque cosa che i testimoni hanno detto di te, ecco, allora non, te la scampi, non ti ammazzano, però ti sbattono in galera per sempre. Questo è il panorama, il giusto appunto di contorno a chi pensava, cercava magari di pensare con la propria testa. E questo è stato, non si poteva andare fuori da Aristotele, da quello che aveva detto, perché sennò si veniva esaminati dall'Inquisizione. I re e gli imperatori fornivano soldati, braccio armato contro gli eretici, perché appunto, come ho detto già prima, chi era eretico era anche contro l'ordine costituito, quindi andava immediatamente perseguito. Veramente questa pagina dell'Inquisizione è una cosa che è incredibile, è più che una pagina nera, direi. E tra l'altro, appunto, come hai lasciato intendere, la Chiesa non si sporcava le mani, passava il condannato all'ordine costituito e questo si preoccupava di farlo ammazzare. Comunque, diciamo che qualcosa, per fortuna, comincia a muoversi. Già verso l'anno 1000 Papa Silvestro II torna a proclamare che la Terra è sferica, perché nel Medioevo c'erano state delle cosmologie molto fantasiose, chi la vedeva come un cofanetto addirittura. Va bene che adesso ci sono i terapiatisti, ogni epoca e paese diciamo. E comunque, dopo la traduzione dei testi greci dall'arabo, come hai detto te, nel 1252 Alfonso X di Castiglia prepara le tavole alfonsine, che sono appunto dedicate a lui, e queste tavole sono una revisione delle tavole di Tolomeo. E non solo, beh, questo sarebbe poco, sono basate su osservazioni fatte a Toledo in Spagna. E queste tavole fornivano la posizione del Sole, dei pianeti, delle stelle, le date delle eclissi. E sono, ecco qui va sottolineato, sono il primo lavoro astronomico di ampio respiro redatto dall'Europa cristiana. E furono usate per tre secoli, fino a quando ai tempi di Copernico e Keplero sono state riscritte. Quindi, come dire, il seme di un pensiero libero da condizionamenti ormai è gettato. E ben presto si affermerà apertamente con l'umanesimo e il Rinascimento. E questa, diciamo, che è una buona notizia. Bene, allora terminiamo qui la nostra prima parte di questa conferenza su Galileo. Arrivederci alla prossima. Arrivederci.